Torniamo ai temi dell'economia, ma lo facciamo ripartendo, come dire, dal basso, perché l'Italia probabilmente deve al saper fare dei suoi artigiani uno degli strumenti che vengono messi in atto dalle famiglie per provare a resistere alla crisi. Succede infatti sempre più spesso che si tenti di riparare anche oggetti complessi che abbiamo in casa, oppure oggetti più semplici come i vestiti. E l'inchiesta su questo dice Cagnoli. Se prima, diciamo, si tendeva a dire vabbè, sì, la ricompro, tanto è pure passata in moda. No, adesso ci si ragiona un attimo. Che sta cercando di far riparare un rasoio? Sì, però i pezzi di ricambio non li fanno più. Si mette la toppa alla giacca, si ripara il vecchio frullatore anziché comprarne uno nuovo, il tutto più per necessità che per scelta. È la crisi infatti che ha cambiato le abitudini delle famiglie, consumano meno e riparano di più, rilanciando così mestieri che sembravano scomparsi. Gli aggiusta tutto, dai abiti agli elettrodomestici, dai cellulari alle scarpe. I negozi e i laboratori che offrono riparazioni sono sempre più affollati. Cos'è che vi chiedono di aggiustare maggiormente? Tutti i settori, dal ferro da stiro alla caffettiera, al misuratore di pressione, al televisore. Diciamo, si tende a riparare di meno il grosso dell'elettrodomestico. Un settore in cui il recupero è esploso è anche quello delle sartorie. Viene riparato di tutto, dall'intimo al cappotto, alla camicia strappata. Qual è la cosa che viene più richiesta? Sono i jeans strappati. Secondo una ricerca della Confederazione degli Artigiani, per quanto riguarda gli elettrodomestici, in generale, quando se ne rompe uno, solo il 15% delle famiglie ne compra senza indugi uno nuovo, mentre l'85% punta ad aggiustarlo. C'è chi il 43% si affida a un tecnico e chi il 42% sceglie la strada del fai da te. Ma anche sul fronte dell'abbigliamento la strada sembra ben tracciata. Nell'ultimo anno oltre il 60% ha fatto ricorso a riparazioni sartoriali per non buttare capi di abbigliamento. Cambiarsi un tacco invece di buttare la scarpa, la gente se lo cambia. Consumi che cambiano e capacità artigianali che sono una ricchezza per tutti, che ritornano. Voi pensate a una società, una comunità senza sarti, senza riparatori, senza persone che danno risposte quotidiane alle esigenze dei cittadini.